spero che la serata voglia nella massima tranquillità, che vada tutto bene. Le salamelle ci sono, al mangiare pure, il bere non manca. E vorrei salutare e ringraziare le sorelle Lara e Alessandra Pontigia. Un applauso anche a loro, che hanno permesso questa serata. Dove andrai a cadere, foglia bruna? Dove ti porteranno il vento e la fortuna? Dondolando sopra il mio ramo, non ci ho ancora pensato, e anche se poi io ci penso, non potrò averlo saputo. Per il momento io danzo, fino a quando mi dovrò staccare, e dovunque io vada a cadere, dirò che ho volato. Even by and by, oh. Even by and by, oh. Siamo con Maurizio, Livio e Davide al Bar Corni di Valbrona per il tributo Van de Sfroos, che replica dopo il successo dello scorso anno. Come mai questo gradito ritorno? Beh, ci hanno contattato la seconda volta perché l'anno scorso è stata una bella manifestazione e siamo trovati bene, c'è stata una bella risposta di pubblico e speriamo che anche stasera il tempo è con noi, speriamo che tutto vada bene. In questa zona le canzoni di Davide Van de Sfroos hanno grande successo, secondo voi a cosa è dovuto? Ma secondo me alla genuinità delle canzoni, perché colpisce proprio il cuore della gente, l'animo, poi soprattutto in questa zona che dove vabbè, il dialetto laghe dilaga, quindi il dialetto dilaga, il dialetto laghe dilaga, questa la scriviamo, eh. Ti senti che l'arte con le fa come non, ma me son sicuro che le una donna, perché te fa che il fil se te vero sul tasse, perché è su la gona che la brona, e per poter seguire ogni suo capriccio, ho imparato che il valen e indrizzare con che restor. Perché quando mi prepari il motoscaf, la deve come una spada, la deve come una feia. Forse sono nasce con questa canottiera, con questo cœur d'acqua e della miera, con questa schiena larga e questa crapatura, sempre un sporo di olio si cadirà. Per quattare le barre nel temporal, o dupera le zè del legge matrimoniale. La vita gira finché gira l'erica, ma gira per una gota, se ti chiami all'altimo. Paola, che te ne chiami del balcone, insieme a questi tre figli che mi faranno diventa ma che pare quel che fu e che farò. Paola, tre figli e tre ma o forse tre campioni, l'unica roba che so me e che farà nel mio mestiere questo mestiere. Sura l'acqua, la mia firma sura l'onda, con la barca che si impena, con la barca che la lunga, e per era la breva scancerà questa mia scia, ma il sì della mia storia. Il dialetto è un po' la chiave del successo, la lingua dei nostri padri si sta un po' perdendo e grazie a Davide la si riesce comunque ancora a tramandare ai più giovani. Quali sono i vostri prossimi impegni?
prossimi impegni, con il tributo di Davide Van der Sfross, abbiamo 5-6 date da qui alla fine di agosto. E in varie, portiamo anche il tributo in provincia di Bergamo, addirittura su un rifugio sopra Foppolo a 2000 metri di quota. E la cosa mi incuriosisce parecchio, perché per me è la prima esperienza, diciamo, in alta quota. Spero che venga fuori una bella manifestazione. Saremo anche lì attorniati da tanti cowboy che sono i fan di Davide, e perché c'ha molti estimatori anche in Val Brembana. Io del resto provengo da quella valle anche, sono di origine brembane. Ed ora una parola ai due collaboratori. Cosa dovrei dire? Sono felice di essere di nuovo qua dopo un anno, e se le cose vanno così spero di esserci anche l'anno prossimo e poi anche l'anno ancora. Cioè, andiamo avanti per altri 30 anni, mi va benissimo. Ma anch'io sono d'accordo con Maurizio. L'anno scorso per me è stata dura, perché avevo solo la magliettina a maniche corte, come ben ricordate, quasi gelo. Da quest'anno mi sono attrezzato, c'ho anche il sacco a pelo, quindi che vada avanti la festa per 10, 20, 25 anni, sì. Perché qui, vabbè, è una bella festa, il trattamento è super, quindi c'è da divertirsi. Chi ha supplicato il ragno della ringhiera, chi ricucini tutto il passato prima di sera, chi ha ravanato nella borsa di questa notte per contare tutte le sue perle rotte, chi ha ritrovato il diario nei fondali scritto dai topi che sono scappati da mille navi. Cosa hanno messo sulla rivista, cosa hanno messo nell'abrio, cosa hanno detto dell'Almageddon, che fine ha fatto le Santa Fox, chi ha consumato il suo Dio, a furia di pregarlo, di ripregarlo, per la paura di vivere tutto e di non capire, per la vergogna mai digerita di dover anche morire. Chi ha tagliato la corda di una chitarra da usare per la fuga, chi ha ritrovato le chiavi del cuore dalle pinze di un granchio sul bagnasciuga. La brida sul trao de spa, la guta del vento come specie, in due forse leggi e i veggi. È la volta di Sandra, titolare del Bar Corni, assieme alla sorella gemella Lara. Seconda serata con il tributo Van der Sfross, come sta andando? Per adesso sta andando molto bene, inizia ad arrivare gente, siamo felici, fra poco inizieranno a suonare, inizierà il concerto e speriamo che si riempia ancora di più la nostra area. I prossimi impegni? Il prossimo impegno sarà il 5 di agosto con una grande sorpresa che sveleremo più avanti, però sempre col tema di musica, salamelle, birra e tutto. Contentissimo innanzitutto di essere qua, ripreso da Televallassina, a commentare questa serata. Secondo me è stupenda, super, come vedete, piena di gente, piena di spettacolo e soprattutto bella musica. Questo tributo dei Van der Sfross dedicato a tutta la gente semplice, a tutta la gente della nostra zona, a tutta la gente che ha qualcosa nel cuore da dare.
Ringrazio anche lo staff e tutte le persone che sono qua riunite a dedicare questa splendida serata a Valbrona. Non è che tutti i giorni succede una cosa del genere a Valbrona, quindi bisogna ringraziare anche questi magici ragazzi al tuo di... Ma bisogna ringraziare anche Tele Vallassina, del suo contributo che è sempre presente. La macchina del suo senza decine copertoni, con volani che se destacca, di fischiette e pelle di vacca, parcheggiata in mezzo a lui, tu galeni in suoi sedili, a un giosco dai cassetti, di una vita piede te. Marce senza fare, tutte sabate la luna, sulla testa e la cassina, sulla rete mobulò, la vesini in quel cuspo, la coglio e rollistro, padre Pio con chi la guarda come balli bene, gli affibili e la cresta. Ed ecco Lara, allora tributo Van de Sfrosi, come mai questo gradito ritorno? Abbiamo visto l'anno scorso che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo voluto riproporlo quest'anno e vedo che è forse meglio ancora dell'anno scorso. Siamo veramente contenti dell'afflusso di pubblico. Ed ora una collaboratrice di questo emozionante tributo, Veronica, come sta andando la serata? Bene, bene, molto bene. Tempo c'è propizio, tanta gente. Il mio incarico, stiamo un po' facendo i turni, facciamo un po' di tutto, c'è chi fa gli hamburger, le salamelle, le patatine, ci aiutiamo a fare tutto. C'è la veranda, Barbera come petrole, e a Calavena me par che spanda, la briga che fa frecas, e buca aperta che disnago, fuma la radio sgraffigna l'aria, e in pensè fa non gran caso. L'amica vera che nel silenzio tornato ma la malinconia, l'amica vera che è un tuscane, la vera voce fa la poesia, in questa stanza senza orologi, dalla lastria in questo cielo, senza la legge, che di fosse una lombria, scurca le te e ti capo. Come un angel fermo dopo il temporal, con chi ha le fascia, proverete a disegnare tutto de mur. Quel culo che ti presta e starai e scunda sper tu per al sangue la tua notte ti sei raggiunta tu per anche ai piedi e i cani strepa per fonte te senza pagina te va le ringrazio e sfida il fel che quando il cuore te pesava ogni lacrima spugna a preparare una sua tinta per te paghiar tu valenti.
più domanda su, la testa che so più blu, finché rivela il tramo. In equilibrio se il topi in terra, credute e te mi sentire. Tu malfie che strepa la pena e capisci che il cuore è freddo. La serata è venuta bene, tante persone, è stata molto sentita. C'è qua una bella ragazza che gli chiediamo com'è che è stata la serata. Buonasera a tutti, è stato stupendo, Ago deve essere contentissimo e soddisfatto della grande serata. E andiamo avanti così, adesso inizia il secondo tempo e procediamo bene. Dimmi l'impressione di te di questa serata, com'è andata? Una bellissima serata, sono molto bravi e c'è tanta gente. Bene. Grazie. Com'è andata? Bene, bene. Si divertite? Sì, tanto. Sempre quando andiamo a sentire il video. Sì. Da dove arrivate? Da Castelmarte. Ma li seguite sempre questi Van de Sfros così o no? Cioè... Sono io quella che li segue. Ti piace allora? Sto seguendo nel tour che stanno facendo e quindi ogni tappa a Lago andiamo a seguirli. Soprattutto se è vicino e se è gratis. Sì, molto bello. Da dove viene? Da Varese. Ah, da Varese, quindi buono dai, no? Da Varese. La prima volta che vengo in questo paesino, carino. Come mai da queste parti? Sono venuta a vedere il tributo a Davide Van de Sfros. Ah, allora vuol dire che gli piace. Ma da dove arriva? Da Erba. Da Erba. Sì. E clienti affezionati del bar e dunque... E dunque abbiamo detto buona occasione per ascoltare buona musica e... per partecipare all'attività del paese, giustamente. Bene, bene. Ci vogliono proprio queste persone, queste belle signore. No, se no non va più avanti il paese, eh. Se non si dà una mano così. Come ti sembra la serata? Bellissima, con tanta gente, allegra soprattutto e anche la musica buonissima. Paradiso. E finisce il fiel, su gli aligio, se l'arriva bene se, paradigio, e finisce il fiel, su gli aligio, se l'arriva bene se, o per la tenda, e un farda de fe, e le rabbie de gè, tutti i giacche blè, o per la tenda, e un farda de fe, e le rabbie de gè, tutti i giacche blè. O che dice, il pisceschi, e il ventel parlava con la voce di tambù. O che dice, il pisceschi, e il ventel parlava con la voce di tambù. Gli spiriti cantava la canzone della paghiera, i genti usava per fondare la pianera. Gli spiriti cantava la canzone della paghiera, i genti usava per fondare la pianera. O cae, o cae. Non poteva mancare il sindaco di Valbrona, Luigi Venner. Quali sono le sue prime impressioni? Allora, io sono appena arrivato perché sono reduce da una riunione in comunità montana dove abbiamo appena nominato il nuovo presidente. Comunque è una serata ottimale, organizzata qua a Candalino, a Valbrona, Candalino di Valbrona, organizzata dalle sorelle Ponticcio del Bar Corne. È una serata particolare, ma che comunque con molta partecipazione di pubblico, molta adesione anche da parte di residenti dei paesi vicini. E oltretutto ho visto che ci sono fra i rappresentanti qua di questo posto anche diversi turisti e diversi villeggianti. Questo fa molto piacere perché oltre a incrementare anche un po' il turismo in Valbrona, porta economia, porta lavoro un po' anche tutti i nostri commercianti che ne hanno tanto veramente bisogno a causa di questa situazione economica che continua a perdurare. Comunque questa sera non pensiamo a questo,
pensiamo a divertirci un attimo, anche se l'ora è un po' tarda, ma comunque vedo che insomma, la serata sta procedendo molto bene. Sindaco, si è lasciato alle spalle 5 anni impegnativi di mandato e in vista ne avrà altri 5 ancora più impegnativi dal punto di vista amministrativo. Un suo parere? Beh, abbiamo appena terminato i primi 5 anni del nostro mandato. Abbiamo lavorato abbastanza bene, anche se iniziato naturalmente con poca esperienza, ma poi strada facendo diciamo che ci siamo rinfrancati, abbiamo capito esattamente quello che dovevamo fare ci siamo spronati per concludere anche abbastanza bene il primo mandato. Però naturalmente in Valbrona abbiamo di molto, come ho già detto altre volte, c'è molto lavoro da fare, non possiamo fermarci, parte del nostro gruppo iniziale è ancora con noi, alcuni dei nuovi sono entrati e tutti assieme adesso abbiamo appena iniziato a percorrere questo secondo mandato. Il programma è molto vasto, c'è moltissimo da lavorare e sicuramente procederemo, come si dice, diritti a testa alta e non deborderemo sicuramente davanti a niente, anche se la situazione economica, non solo per i commercianti ma anche in comune, non è delle più rose, ma bisogna cercare di andare a prendere anche i soldini dove ci sono e cercare di battere cassa, perché noi le opere le vogliamo fare, le vogliamo realizzare e Valbrona ne ha proprio bisogno. I cittadini ci hanno dato un largo consenso e noi dobbiamo praticamente rispondere adeguatamente. Bufa e per la ciapa e fia a circa dei marziani su tai di scurura la conna la se svolza se per la giarre fiera il furno in punta e all'omicano fiera la conna la se svolza se per la giarre fiera il furno in punta e all'uomo in canuffie mi conceda questo ballo, che bel chi, che bel chi, ma son qui con il maresciallo, buon per lì, signorina dai miei occhi, manca il chi, manca il chi, si parole no, tocchi, Gesù, oh Gesù. Una donna come lei, come neanche conosciuta, mi conceda questo ballo, che bel chi, ma son qui con il maresciallo, buon per lì, signorina dai miei occhi, manca il chi, si però le notti tocchi, Gesù, oh Gesù. Chi fanno pa come due bocce in campo, si incontrano a metà e fan partire un lampo, e che figlia di signori balla con un contadino.
sembra un albero sudato, ma lo vuole più vicino, perché figlia di signori balla con un contadino. Sembra un albero sudato, ma lo vuole più vicino, son contenta di ballare, che bei spal, che bei spal, e anche a me mi fa piacere, fera di palle il maresciallo, non mi voglio più fermare, stane, stancane, e la voglio ancora.